Se subisce violenza in famiglia, poi acquisisce lo stesso schema. Quindi dice: io ho conosciuto la violenza fin da piccolo e per me si comunica a voce alta, alzando le mani, perché non ha conosciuto l'amore, non sa come gestire un rapporto interpersonale e lo fa con l'unico modello che ha imparato. Eccoci qui, ciao carissima Katia. Ciao Fabio, Ciao, bentrovato. come stai? Molto bene, molto bene. Giornate bellissime, piene, sono felice. Te, neve, pioggia. Io vivo nella gioia. Carino questo, mi piace. Almeno una coerente con se stessa, perché facendo il mestiere che fai. Vabbè, insomma, il difetto è anche concesso, dai. È anche magari qualcosa che ognuno di noi può tenere per se stesso. Succede nella vita, no? Eh sì, tanta gente che magari si tiene per sé il problemino e non lo vuole far vedere su Instagram. Sono tutti felici, non lo so, tutti felici. La Vabbè. felicità è una vibrazione, o ce l'hai o non ce l'hai. Allora, per chi non conosce Katia, è un personaggione, ricordiamocelo. Lei si occupa di pranoterapia, ma va al di là di quello che è un pranoterapeuta. Cioè, pranoterapeuta è una persona che ha un bagaglio enorme, però lei va al di là nel senso, non per sminuire, ovviamente la pranoterapia ci mancherebbe anche No, no. questo, che non è un impongo le mani come nell'immaginario collettivo, è questo, diciamoci la verità. Ha tanti strumenti. Strumenti, anche perché 2 settimane fa, non mi ricordo quando è stato, ti ho chiesto: ma da quanto tempo è che ti occupi di queste cose matte, insomma? E avevi detto Più di che 20 anni che sono dentro a certi di discorsi di crescita matte. personale, sperimentazione, vari percorsi, tutti insieme adesso mi permettono di dare alla persona veramente tanto. Sì, perché Katia è una persona che ha unito un insieme di cose e le sta unendo perché è sempre nella crescita, cioè tu non ti arrendi Sempre, mai, o mai. un libro, o un corso, insomma, io ti Sono conosco nel... sempre io studio sempre, faccio pratica, qualsiasi cosa, per me è fondamentale. Poi tu vedi la vita come qualcosa da interpretare, sei un po' come Sì. me. Ecco, ci dovremmo sposare, tu e Non so se qualcuno è d'accordo o meno. vai tranquilla, no? Non sono geloso. Noi scherziamo e ridiamo sempre. Si scherza. Allora, dicevo, Katia lavora tantissimo anche nella sua sede a Fano, se non Sì, sbaglio. Fano, esatto. Però lavora tantissimo con WhatsApp e ti dà una mano in tante cose. Oggi io volevo presentarti un argomento importante. Una persona viene da te, ha problemi di vario genere. Non sto ora a specificare il singolo problema perché magari di quello ne parli tu. Però problemi economici, problemi sentimentali. E io mi chiedo, cara Katia, se una famiglia ti ha reso insicuro, che la famiglia, la società, ognuno di questi componenti ha un suo ruolo. È vero che noi ci incarniamo e abbiamo, diciamo, un programma, un progetto senso da portare avanti. Niente accade per caso, però mi chiedo qual è il ruolo della famiglia a questo punto, secondo te? È un bellissimo tema. Io direi una parola, le radici, ok? Io faccio un esempio. Immaginiamo che un albero sia bellissimo, no? E che svetti con dei rami altissimi verso il cielo. Se questa pianta non ha delle radici forti, al primo vento un po' più forte questa pianta cadrà. Per cui la famiglia sono le radici, sono la stabilità, sono quelle che ci permettono di poter sviluppare un tronco forte e di innalzarci verso l'alto. Per cui il ruolo della famiglia in primis, ma anche, se mi permetti, la scuola, lo sport, gli amici, sono quello che in gergo si chiama il territorio, i luoghi che sono fatti di posti fisici e di persone, che entrambi Certo. contribuiscono fin da quando siamo piccolini a strutturare queste radici. Quindi se una famiglia è poco presente, viene da sé che il ragazzino potrebbe venire su confuso, sbandato, con tutte le conseguenze poi di un adulto che non sa bene che cosa vuole o non si sente di essere in grado di fare delle cose, di raggiungere degli obiettivi. È una vita un po' a metà. Violenza in famiglia. Beh, qui andiamo su un argomento veramente molto delicato. Allora, c'è qualcuno che se subisce violenza in famiglia poi acquisisce lo stesso schema, quindi dice: io ho conosciuto la violenza fin da piccolo e per me si comunica a voce alta o si comunica alzando le mani, perché non ha conosciuto l'amore, non sa come gestire un rapporto interpersonale e lo fa con l'unico modello che ha imparato. Poi ci sono i casi in cui invece chi cresce in un ambiente violento ha sofferto talmente tanto
tanto che magari diventa un genitore iperprotettivo proprio perché non vuole che il figlio passi quello che ha passato lui. Indagando i vari casi si capisce quale può essere lo schema, diciamo, lo schema, sì. Sì, esatto, perché tanto fin dai primi anni di vita noi spugniamo quello che i nostri genitori poi ci danno con le loro insicurezze, con i loro limiti, sono esseri umani come tutti. Quando un ragazzino cresce in uno schema di quel tipo lì e diventa un adulto insicuro, è difficile fargli capire e accettare il comportamento dei genitori, perché si sente un po' colpevole di aver avuto una famiglia che non l'ha amato. Io cerco di fargli capire che i genitori, soprattutto da giovani, quando nascono i figli, i genitori sono quasi sempre abbastanza giovani, probabilmente avevano le stesse paure che abbiamo noi adesso. Magari nelle loro famiglie non gli hanno insegnato come si ama un figlio, come si cresce un figlio, e quindi hanno fatto tutto quello che hanno potuto con i mezzi che avevano in quel momento, che non è un giustificare il genitore, è uno strumento che si dà alla persona per accettare meglio quel dolore e da lì poi poter ripartire e ricostruire una nuova radice che prima non c'era. Ecco perché li porto nell'accoglienza, di dire: se noi abbiamo paura di crescere un figlio o non sappiamo come dimostrare amore a un figlio, forse tuo padre non gli è stato insegnato, allora andiamo a vedere come erano i nonni, lo porto nell'accoglienza e da lì ripartiamo a costruire. Anche perché il padre che dà il riconoscimento in senso ufficiale, quindi manca quello, comincia a traballare un po' la stabilità, come si suol dire. E ti volevo chiedere, i chakra come reagiscono? Mi sono chiesto, guarda, ti anticipo già la successiva domanda, guarda, veramente, perché secondo me si può tranquillamente fare. Cioè, molte persone puntano alla spiritualità, meditazioni, connessione con il divino, ti vedono molto spirituale da qua in su, però ci sono questi chakra, tu parlavi della radice di un albero che poi cade, ecco, i chakra come reagiscono? E chi ama molto la spiritualità, ben venga, ma trascura un po' tutto il resto. Io, insomma, quello che dovevo chiederti me lo sono già mangiato, okay. Tutto. No, ma ho capito, se vuoi ti rispondo. Allora, noi abbiamo, diciamo, ufficialmente 7 chakra, quelli, diciamo, canonici, ma ce ne sono poi molti di più. Però basiamoci sui 7 centri energetici, c'è chi li chiama chakra, chi li chiama impianti energetici, comunque sia, sono, immagina come dei mulinelli che all'interno hanno delle ruote che girano in senso orario e antiorario, e queste fanno girare l'energia. Ogni chakra, a partire da quelli bassi, che sono quelli del territorio, quelli della potenzialità, il primo chakra è quello del potenziale. Quindi se noi siamo disconnessi dal primo chakra, è come se non conoscessimo il nostro potenziale. Quindi chi ha molto sviluppati i chakra alti, sicuramente è sbandato e sbilanciato, uno perché appunto non c'è un radicamento. Il primo chakra è la madre terra, è la mamma. Il settimo chakra è il padre, è il cielo. Quindi viene da sé che l'energia deve fluire, ok? Lo diceva anche un noto scienziato, no? In cielo e così in terra. E il chakra del cuore, che è il quarto chakra, io la chiamo la valvola, dove l'energia gira, va su, torna giù, gira e torna giù. Questo è un flusso armonico che, se non viene riequilibrato, ci porta a sbandare, ecco, a non sapere qual è il nostro potenziale, a mancare di autostima, ad avere anche difficoltà nei rapporti con le persone perché non ci si sente all'altezza magari. Per esempio, ti hai detto una parola importante, l'autostima. Per esempio, io nei miei incontri, tante persone, basta che dico autostima, ah, guarda, proprio zero, 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 non valgo niente, non sento di non valere niente. Che ruolo ha e cosa ne pensi? Mi permetto, Katia, di dire una cosa. Io vi ho esposto qui il numero di Katia per un consulto, mi raccomando. Niente accade per caso. Se ti è capitato questo video, provate almeno a messaggiare con lei, nel senso di dire: vorrei essere contattata. Non è che lei poi ti messaggia sì, questo e quello, non ha il tempo pratico, e poi vi richiama, insomma, e fate le vostre considerazioni, anche perché Katia, secondo me, se la conoscete la valuterete ancora meglio, perché qui magari siamo un po' in un contesto così un po' di rigidità si struttura, diciamoci la verità. E quindi ecco, questo è il numero, mi raccomando, perché la considero molto importante. Prego. L'autostima è un pilastro, uno dei tanti pilastri che ci tengono dritti.
Se ci manca il pilastro dell'autostima è come se noi non sapessimo chi siamo. Ci deriva ovviamente in primis dalla famiglia di origine, cioè se veramente non abbiamo avuto qualcuno che ci ha detto sono fiero di te, vai avanti così, qualunque scelta tu farai sappi che io ti seguo, ti accompagno. Buongiorno. Questo crea l'autostima, come anche dire non importa se sei caduto, rialzati due volte se sei caduto, io ti sto vicino. Ecco, questo è un esempio di come magari costruire un'autostima. Se un atteggiamento del genere viene a mancare e magari c'è stato anche poco amore, poche carezze, il bambino diventa un adulto che non ha il contatto con l'amore, diventa un adulto che veramente non sa cosa riesce a fare perché non si è mai sperimentato su vari campi, perché ha sempre pensato di non saper fare niente bene, perché il papà o la mamma magari non lo andavano a vedere alle partite di calcio o veramente se aveva una buona pagella non gli dicevano magari no, hai fatto un buon lavoro, bravo. Queste cose qui che sembrano sciocche vanno a tagliare le gambe veramente a un adulto strutturato. Quindi, ma si può ricostruire l'autostima, si può ricostruire quel pilastro andando appunto a lavorare sulle ragioni, capire le ragioni e poi fare un passo in avanti. Dimmi una cosa, Katia, le persone si chiederanno un po', siccome hai tanti percorsi messi assieme e incastrati, io dico alla perfezione, in questo siamo un po' simili tu ed io, cioè lascio a te la parola perfezione, io mi sono solo permesso di dire che anch'io come tanti, insomma, ho fatto una sorta di unione. Però parlando di te, ecco, la persona si rivolge a te e dice io vorrei lavorare sull'autostima. Tu a volte gli fai tipo recitare delle frasi, cioè gli fai lavorare un pochetto. Abbastanza. Allora, io uso vari approcci, quindi uso la pranoterapia, i cristalli, io ho una base esoterica, quindi per me è fondamentale sull'autostima questa base, perché è una base che ti riporta all'interno, no? E quel pilastro di cui parlavo poi va ricostruito all'interno. Quindi io porto davvero la persona a riconoscere chi è davvero e lo faccio anche con degli esempi pratici, veramente gli chiedo quello che ama fare, mi faccio dire quello in cui è bravo e andiamo a accentuare questo aspetto, a premiare questo aspetto per fargli capire che non era vero che non sa fare niente, anzi che sa fare molto ed è lì in quello che sa fare che deve mettere il suo focus per solidificare quella radice che gli è mancata dell'autostima. È come un ricordargli quello che il dolore gli ha fatto dimenticare e lavorare su quello, coltivare quello, annaffiare quello. Comunque ti devo fare i miei complimenti per una cosa. Ogni volta ci sembra un complimento che ti arriva. Grazie. No, per i video, perché stai diventando veramente brava. Cioè, all'inizio eri brava, però era all'inizio, sono i primi video. Poi ci hai dato che ci hai dato che ci hai dato a momenti. Guarda, io per adesso sto facendo ovviamente una battuta. Parto, vado. È finito, fai da sola e chiudi, dimmi che torno, è finito Fabio, ah, ok, perfetto, ho avuto un buon maestro, ho un buon maestro vicino che mi ha insegnato tutto. Beh, nella mia accademia c'è anche una parte dedicata proprio al sapersi muovere, diciamo, nel web, perché è importante, non è una questione commerciale, io non la vedo così. Cioè tu per esempio, Katia, hai detto più di una volta la mia missione è aiutare le persone, però il web è importante sapersi muovere. Adesso mi fermo qui col discorso, era solo perché eravamo entrati in un tema, ma è importante perché in numerologia io nel lavoro ho 5, il divulgatore, quindi il divulgatore, per me è importante. Sì. Eccezionale, sì. Sì, sì, sì. Insomma, mi hai risposto a un bel po' di domande, però ritorno a ribadire che l'autostima veramente è, a parte che è un pilastro, è davvero un pilastro, Pensi che c'ho un libro ed è un tomo che uscì verso il 93 più o meno, si chiamava Autostima, ebbe un successo quel libro, edito credo dalla Mondadori, dalla copertina, poi vabbè non so se poi ha avuto più successo, però la parola autostima viaggia nei decenni, che dici te? Guarda, viaggia nei decenni è vero, perché tutto quello che è successo nei decenni ci ha indotto a credere che non ce l'abbiamo e che non ci serve, perché viviamo in una matrice dove non servono persone con l'autostima, servono persone che non si facciano tante domande. E invece io lavoro per far
diventare queste persone, fra virgolette, ribelli, fra virgolette, con un moto interiore di riscoperta di se stessi. Allora, se riscopri chi sei, non sei ricattabile, capisci? Diventi veramente una persona verticale, diventi una persona che non ha paura di affrontare le proprie sfide. E queste servono da qui il futuro. Ecco, stai dicendo quello, più o meno stai dando già un inizio di risposta a quello che ti volevo dire. Come ci si sente quando c'è l'autostima al top? Posso dirti la mia esperienza e non credere, io riesco a insegnare alle persone a avere autostima perché io da piccola non l'avevo. Io ho fatto i primi decenni della mia vita e ho lavorato tanto. È una postura dell'anima l'autostima, è una vibrazione, è un'energia che ti tiene su, è la certezza di chi sei, e quella non te la può smentire nessuno, né a dirti ti boccio all'esame, oppure il capufficio che ti dice non vali niente, perché tu sai quello che sei e non cerchi fuori una gratificazione, perché è una cosa che tu sei, non una cosa che ricevi da fuori. E quindi nessuno la può smentire né modificare, è una statura dell'essere, di quello che sei, e quella non è compromissibile con niente, con nessuno, e poi ti porta a vivere davvero nella gioia, perché riscopri chi sei e non hai più dubbi. Ti senti un po' quella, come hai detto qualche settimana fa, una scintilla divina? Dicesti. Io sì, abbondantemente, e più tu sai di essere divino, perché noi discendiamo dal divino, no? Noi siamo fatti di quella sostanza lì e quindi abbiamo il dovere di onorare questo essere divini. Scusa, c'è proprio questo insetto che gira, mi scuso tantissimo, ma deve essere, non lo so, un aliante. Dopo gli facciamo la festa. Un drone. Un dronino. E quindi ecco, questo essere divini ti fa cambiare, cioè cambi dentro, è la tua anima che parla, non è più la mente disfunzionale che mette dentro le paure. Magari puoi sbagliare, puoi cadere, ma sai che ti puoi rialzare perché tu hai quel pilastro costruito stabile ed è lì che ti appoggi quando hai le tue sfide, quando hai le tue insicurezze o quando vuoi crescere. Belle immagini, tu sei lavorare di immagine, che è una cosa. Tu devi fare l'insegnante da me, hai capito? Vabbè. Basta. Adesso vedremo. No, la prototerapia, no, il mio cuore. Katia ha detto che ha smesso da oggi. Non è vero. Insegna da me. Sto scherzando. Oddio, vediamo, in un futuro vedremo. Basta che mi fai dormire quelle 3 orette per notte, per il resto. Dai, qui sotto tra i commenti, così la mettiamo un po' attiva sta donna a rispondere ai commenti. Dite cosa pensate di lei, perché secondo me, a parte che è un fiume in piena, non riesco neanche ci provo niente. No, dai, un torrente. Un torrentino. Con la diga spezzata. No, dai, si scherza. Katia, io ti ringrazio tantissimo, veramente è stata un'esperienza bellissima. Qui c'è il suo numero, quando chiamata, soprattutto di notte, rompete le scatole. Rispondo di sicuro di notte. Rompete le scatole. Va bene. Katia, di nuovo un abbraccione grande, e grazie a tutta la community che ha avuto il coraggio di arrivare, diciamo, fino alla fine di questo video. Un abbraccione, ciao, ciao. Katia, grazie veramente, grazie a tutti quanti, ciao a tutti, ciao.